Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, finite le superiori decide di seguire il corso di dizione e recitazione presso la scuola Mario Riva a Roma. Inizia la sua carriera televisiva a Telemonte Carlo, dove esordisce con lo show Attenti al dettaglio nel 1991, per poi partecipare, nella stagione 1991-1992, al programma sportivo Qui si gioca, con Ossè Altafini, nel quale, svolgendo il ruolo di valletta, forniva alcune statistiche del campionato di calcio in corso di svolgimento. Sullo stesso canale, dal marzo 1992, prende parte al programma Per ragazzi amici mostri, e nella stagione 1992-1993 conduce insieme a Umberto Smaila il Varietà 93-3. Nel 1994, appare in Rai affiancando Gigi Sabani, al Grande Gioco dell'Oca su Rai 2. Secondo quanto rivelato da TV Blog, la Rai, in seguito al grande successo, ha deciso di realizzare una puntata in più rispetto alle quattro già stabilite. In realtà, la rete avrebbe pensato addirittura a più di una puntata aggiuntiva, ma ciò non era possibile da realizzare per via del poco tempo a disposizione. Una puntata extra, però, ci sarà e andrà in onda dopo il Festival di Sanremo, in scena dal 7 all'11 febbraio su Rai 1. Il gran finale di Buomerissima, quindi, dovrebbe andare in onda martedì 14 febbraio, nella serata dedicata agli innamorati. Una promozione importantissima per Alessia Marcuzzi, che dopo un lungo stop e l'addio a Mediaset è tornata sul piccolo schermo con un programma che la valorizza in tutto e per tutto. Il pubblico ha accolto con grande entusiasmo la novità e, anche sui social, i telespettatori più giovani si divertono tantissimo a commentare live la puntata, schierandosi con una squadra o con l'altra. Marcuzzi travolta da questo nuovo programma che sta facendo molto successo.